In diretta dopo aver ascoltato Love of My Life, e adesso ultimo ospite di questa puntata, esattamente il centesimo di queste 20 puntate. E lui è un attore, è un regista, ma soprattutto è un autore. Ama la storia, la legge, la rilegge e produce anche delle cose estremamente interessanti. E quindi saluto e ringrazio Emanuele Cecconi. Buonasera, Emanuele. Buonasera Andrea, a tutti i tuoi ascoltatori. Come stai? Stai ancora Stiamo scrivendo? bene. Sempre a scrivere, No, immagino. stiamo provando State in realtà. provando. Bene, perché insomma, Esatto. quindi mi dai l'assist per chiederti, perché a questo punto posso immaginare che con la riapertura, seppur parziale, dei teatri, di qualche teatro, sarai in scena a breve. Sì. Sì, saremo in scena a breve, l'ufficialità l'avremo fra qualche E giorno, non la diciamo, ma quindi insomma. però aleggia, mi pare che aleggia la figura di Giuseppe Mazzini, o sbaglio? Eh sì, lo spettacolo si chiama L'ombra di Mazzini, il romanzo di un'Italia mai nata, Ecco, ed è la parliamone un po', mia dai, ultima fatica. la tua ultima fatica, perché insomma mi pare che tu ormai sei avvezzo a scrivere cose che riguardano la storia, perché Che vuoi sapere? hai già fatto uno Poi tante spettacolo, tra cose. l'altro, hai fatto sulla Repubblica Romana, ne hai già fatto un Sì, altro. Esatto. esatto. Forse verrà una trilogia come quelle di Magni, vediamo che succede. Beh, te lo auguro, ci mancherebbe altro, insomma. Vabbè, Allora, tu in scena insomma. Sì. sarai, io dico qualche nome, quindi Valerio Palozza, Veronica Liberare, Sara Valerio, Fabrizio Bordignon e Giuseppe Renzo. Dico bene, ho scordato qualcuno? Sì, Cristiano Leopardi, Salvatore Cuomo, siamo in 10 in scena. Quindi, ah, bene, quindi Quindi sarà un cast una molto grande operazione. una scena molto affollata. Sì. Allora, parliamo di questo spettacolo, Emanuele, dai. Questo spettacolo, dunque, Intanto perché ovviamente parlando. Mazzini? Perché ti piace tanto Mazzini? Cosa Allora, rappresenta? Mazzini per me è una figura importante perché è stato un po' l'ideatore di questa idea di nazione, di Italia unita, libera e repubblicana. Libera perché ricordiamo che in quel periodo avevamo una dominazione austriaca nel Certo. Lombardo-Veneto, quindi che in qualche modo dettava le Le leggi politiche regole, di tutto lo certo. stivale, perché tutte le monarchie degli 8 stati, compreso lo Stato Pontificio, le monarchie che formavano l'Italia in quel momento erano imparentati molto Certo. con gli Asburgo, e quindi bene o male questa dinastia austriaca insomma dettava legge nella penisola, e quindi eravamo abbastanza vessati in questo, non eravamo liberi. Mazzini è uno dei primi, se non il primo, a pensare a non solo alla cacciata dello straniero, ma all'unificazione d'Italia. Mazzini mi è diventato, studiando, una sorta di causa persa. Io sono un difensore delle cause perse, un amante delle cause Ma perse, perché guarda anche che cosa succede ultimamente, no? Si festeggia perché l'unità tu sei un d'Italia. generoso, Emanuele, questo è il punto. Probabilmente. È questo che ti Insomma, se vedi frega? che è probabile. Io rimango sempre un po' interdetto perché, ecco, quando si festeggia l'unità d'Italia c'è sempre Cavour, Vittorio Emanuele e Garibaldi. Io Mazzini, nessuno dice niente perché fondamentalmente era l'ala oltranzista della sinistra in quel Sì. momento, e l'Italia l'aveva pensata in maniera differente, un'Italia unita e repubblicana. Invece i Savoia hanno fatto un'unità monarchica, ovviamente cavalcando, da quello che si legge nei trattati storici, un po' questo moto unitario, perché fondamentalmente loro l'unità se la sono trovata in mano senza che facessero troppo. Però mi piace pensare all'idea che Mazzini fondamentalmente è stato probabilmente il primo a iconizzare l'idea di tanti popoli, un solo popolo, no? Cioè, è Ma ti dirò di un più. po', diciamo, i primordi di quello che può essere l'Europa, fondamentalmente. È Infatti, stato un visionario in qualche senso. ti dirò di più, studiando soprattutto saggisti internazionali, perché da noi io ti sfido ad andare in una qualsiasi libreria di queste famose, no? Certo, Non certo. facciamo nomi, insomma, dove puoi trovare di tutto e di più, cerca un trattato su Mazzini, non lo trovi. Trovi di tutto, trovi Cavour, Garibaldi, Mazzini non lo trovi. Se vai invece all'estero, Mazzini è una figura riconosciuta a livello internazionale, Ecco.
per molti storici, filosofi e letterati del suo tempo e anche del nostro, è l'uomo più importante dell'Ottocento. È proprio dipinto così. Da noi sta un po' nel dimenticatoio. Viene un po' snobbato, insomma, no? Eppure ha avuto, voglio dire, un ruolo importante in quello che è l'unificazione d'Italia, no? E quindi non capisco perché poi magari si fa riferimento ad altri illustri personaggi e molto meno a Mazzini. Tant'è che poi, voglio dire, se già pensiamo alla nostra toponomastica che invade le nostre città, si fa sempre riferimento a Mazzini in qualche modo. Certo, certo. Voglio dire, lui ha avuto una dannaccia memoria subito dopo l'unità da parte del Regno d'Italia, in quel momento Vittorio Emanuele, insomma, era comunque, nonostante fosse stato amnistiato, lui non, dalle due condanne a morte, sì, ben due ne aveva sulla testa, lui è stato amnistiato ma non ha mai accettato l'amnistia, quindi ripartì esule. E tornò in Italia soltanto qualche tempo dopo sotto falso nome, ma in realtà i Savoia non l'hanno mai digerito come figura, quello che ci hanno insegnato a scuola, no? Certo. Queste figure di cui ci ricordiamo i nomi, Vittorio Emanuele, Cavour, Garibaldi, che appartengono ai nostri libri di storia, certo. In realtà si odiavano, hanno combattuto insieme per alcuni periodi, ma in realtà non si sopportavano a livello... avevano delle idee completamente diverse, erano, certo, degli uomini diversi. Però insieme hanno fatto tanto, voglio dire, no? Insieme hanno fatto tanto, ma quello che si vedrà nello spettacolo, che è tratto soprattutto dalla saggistica di Dennis McSmith, che è un giornalista storico del Risorgimento, certo. Che è morto da poco, tra l'altro, è un po' controverso perché, essendo inglese, lui ficca il naso nelle nostre cose, i nostri storici insomma non la prendono molto bene, anche perché tra i tanti saggi che ha scritto su questi personaggi, l'unico che ne esce bene nel Risorgimento è Mazzini, neanche Garibaldi esce così bene. E quello che si vede nello spettacolo è proprio questo, un uomo che aveva per primo non solo teorizzato l'unità d'Italia, ma ti dirò di più, anche gli Stati Uniti d'Europa. Lui stava lavorando nell'internazionale, perché lui è figlio di questi tempi, ha parlato con, certo, con Marx, nell'internazionale, ha fatto di tutto, teorizzava gli Stati Uniti d'Europa. Quindi credo quindi che è stato il primo a pensare. No, dico un Mazzini oggi credo che non sfigurerebbe proprio nel nostro panorama, diciamo così, ma disastrato, oggi, no? Della politica. Oggi magari ci cascasse, certo, sicuramente poveretto gli farebbero molto peggio di quanto gli hanno fatto in passato, credimi. Lo farebbero, almeno in passato veniva visto come il nemico pubblico numero uno, adesso lo